Good. Well, I'm not going to say very much about the organization I represent. Non vi dirò molto dell'organizzazione che rappresento. Because you can look at the website creation.com if you have English. Perché se conoscete l'inglese potete visitare il sito creation.com. There is material in Italian and many other languages, but obviously not the same quantity as you would find in English. All'interno del sito troverete anche del materiale in italiano, ovviamente non tanto quanto quello in inglese. Do you find that when it comes to origins you have many questions? Vi trovate ad avere diverse domande quando si parla dell'origine di ogni cosa? I went to university in the 1980s believing as a Christian that God used evolution. E negli anni 80 io sono andato all'università ed ero già cristiano, ma credevo che Dio avesse usato l'evoluzione. I've changed my mind about that. E poi ho cambiato idea. And maybe some people will have some food for thought tonight, even some changed minds tonight. E magari tu hai anche dei pensieri diversi da quelli che ti dirò io questa sera, ma magari è una possibilità per prenderli in considerazione. In a topic like this, which is controversial and such a big subject, un soggetto come questo che rischia di essere controverso ed è così enorme, you can only cover a small amount. Questa sera riusciremo solo a trattare un piccolo pezzo di questo argomento. So if you would like to have more information, I encourage you to use the book tables at the back and the free resources on the internet. Se desiderate avere più materiale per conoscere di più, potete ovviamente vedere quello che c'è sul tavolo al fondo della sala oppure andare sul sito internet. I've been finding in Italy that some people do are able to use the website in English. Ho visto che diversi anche in Italia utilizzano il sito in inglese. We have a new article every day on something topical in the news. Ci sono degli aggiornamenti quotidiani su alcuni argomenti importanti. And did anybody see this film or hear about this film? Ad esempio, qualcuno di voi ha visto questo film o avete sentito parlare del film Noah? Yeah. What were Christians to think about the film Noah made Quindi, by Hollywood? Tanti si chiedono, ma che cosa dobbiamo pensare come cristiani di questo film su Noè fatto da Hollywood? Was it a faithful retelling of what we read in the Bible? È stato un racconto fedele a quello che c'è scritto nella Bibbia o no? These are the kinds of things we write about. E queste sul sito trovate delle, diciamo, degli articoli che riguardano anche questi argomenti. So, ritorno all'inizio, Genesi alla scienza moderna. Is that okay? Andato bene? I'll have a go. You know, I'm going to take the timeline through Genesis 1 to 11. Allora, quello che vedremo è un'analisi temporale che parte da Genesi capitolo 1 e arriva a Genesi capitolo 11. The major events are the creation of a very good world. Quindi vedremo questi eventi che sono accaduti, la creazione fin dall'inizio. It's a very good world in some ways today, but is it perfect? Noi vediamo che il mondo in cui viviamo oggi è in un certo senso ha degli aspetti buoni. Però non è perfetto, giusto? No, not perfect. Non è perfetto. Because of the fall of man in Genesis 3, the curse on the creation. E la causa è stata la caduta dell'uomo con la maledizione che è susseguita. This picture is Adam and Eve expelled from the Garden of Eden. Questa è un'immagine di Adamo ed Eva che vengono espulsi dal giardino dell'Eden. I make no apology for saying I believe this was history. E non chiedo scusa a nessuno quando dico che questo per me è storia. The flood of Noah, in my view, was real history. Il diluvio ai tempi di Noè per me è storia. This model that you can see afterwards, please resist the temptation to touch. E qua c'è un modello dell'arca di Noè e dopo potete venire a vederlo e vi chiedo per favore di non toccarlo. Shows just how big the ark was in comparison to the different animals that were going on board. Fa vedere quanto era grande l'arca di Noè paragonata agli animali che sono saliti su quell'arca. If I had time I could spend an hour talking just about that. E potremmo spendere anche un'ora a parlare solamente dell'arca di Noè. And then the Tower of Babel, Genesis 10 and 11. E poi in Genesi capitoli 10 e 11 vediamo la torre di Babele. So we're not going to look at every detail, obviously, just some snapshots along the way. Ovviamente non riusciamo a vedere tutte questi quattro eventi nel dettaglio. Toccheremo solamente la superficie di tutto, ma è per darci degli spunti di riflessione. I do not think this book is out of date today. Io non credo che questo libro sia scaduto oggi. It's completely up to date because the one who authored it knows all things. Ed è assolutamente aggiornato ad oggi questo libro perché colui che l'ha scritto conosce ogni cosa. He sees the end from the beginning, the Bible says. La Bibbia ci dice che vede la fine dal principio.
He's the first biologist, the first anthropologist. Lui è il primo biologo, il primo antropologo. He knows a lot about geology and physics and everything else. E conosce un sacco della geologia, della fisica. Because he's the author of everything we see. Perché lui è l'origine di tutto quello che vediamo. And the word of God is absolute truth. E la parola di Dio è assolutamente vera. You don't negotiate with God's truth. Non si negozia, non si scende a compromesso con la verità di Dio. Sometimes our favorite ideas have to be changed if we want to come in line with the word of God, which is truth. E a volte le nostre idee preferite devono cambiare se vogliamo allinearci veramente con la verità della parola di Dio. Some of you perhaps have just a little bit of interest in the subject. Magari c'è qualcuno che anche già da prima aveva un interesse in questo. You may be here tonight as a complete expert in the subject. Magari, oppure c'è qualcuno che potrebbe essere qui ed è un esperto di questo argomento. But even if that's the case, hope there will be some new things that you haven't seen before. Ma io credo che in qualsiasi condizione ti trovi, questa sera avrai dei nuovi spunti di riflessione. Science, true science, totally agrees with the Bible. La vera scienza concorda pienamente con la Bibbia. In the Bible, in Romans, we have this famous verse where Paul says. In Romani, al capitolo 1, c'è questo versetto che si conosce molto bene, dove Paolo dice che non ci sono scuse per non credere in Dio. Why not? Perché? Because you can see him in everything that he's made. Perché tu puoi vedere Dio in ogni cosa che lui ha creato. Just hold your hand up for a moment. Semplicemente guarda la tua mano un attimino. Do you realize that no engineer could ever make something as complex and useful as this? Ti rendi conto che non c'è ingegnere sulla faccia della terra che possa creare un meccanismo così complicato e meraviglioso come la tua mano? A hand that in some people's cases is very very able to paint the most wonderful pictures. Una mano che diciamo addosso a qualcuno è in grado di fare dei disegni bellissimi. Another person can use his hand to do rock climbing or gymnastics, amazing things. Un'altra mano che su un'altra persona è in grado di arrampicarsi sulle rocce o fare ginnastica. A tough guy can one minute he can be using this as force, as punching or wrestling. Oppure un uomo forzuto che usa la sua mano per combattere o per colpire. He gets home in the evening and he sits down with his 2-year-old daughter. E poi alla sera, dopo aver fatto questo, arriva a casa e sta lì con la sua bambina di 2 anni. And this same machine, which is so powerful, can now very tenderly touch the cheek. E la stessa macchina con la quale lui ha colpito prima violentemente qualcuno gentilmente sfiora il viso della bambina. You cannot invent a machine as a human being, even if you wanted to, that has that range of applications. Come esseri umani possiamo non riusciremo mai a creare qualcosa che abbia una così vasta gamma di applicazione. So I don't apologize for saying that if you're an atheist tonight, I'm not wanting to offend you, but there's no excuse for atheism. Quindi non voglio offendere se c'è qualcuno qua in sala che è un ateo, ma ti voglio dire che non hai scuse per essere ateo. What is your idea of God? Qual è la tua idea di Dio? All powerful? È un Dio onnipotente? Knows everything? Che conosce ogni cosa? Totally loving? Totally loving, full of love? Che è pieno d'amore? We could go on. E possiamo andare avanti? Imagine that God actually used a process over millions of years. Immaginiamoci che Dio abbia usato un processo che è durato milioni di anni. This is what I once believed. E questo è quello che io credevo una volta. Where he gradually used animals to change over time. E che questo processo nel quale ha cambiato gli animali piano piano. Through an evolutionary process. Con questo processo di evoluzione. Involving lots of death and bloodshed and suffering for hundreds of millions of years. E per centinaia di migliaia di anni c'è stato spargimento del sangue, sofferenza. We see this kind of thing today. Noi lo vediamo anche oggi. But is this the way that God made all things in the first place? Ma è questo il modo con cui Dio ha creato tutto all'inizio? The bloody struggle for life. La battaglia sanguinosa per la vita. You've heard of survival of the fittest. Noi sentiamo parlare della sopravvivenza delle specie. Just as important to this process is death of the unfit. Quindi per questa idea è molto importante che quelli che non vanno bene muoiano. But what does the last verse of Genesis 1 say? Ma che cosa dice l'ultimo verso di Genesi capitolo 1? È che Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono.
If God created through a struggle, through a process of struggle, death and suffering over deep time, se Dio avesse veramente usato un processo di morte, di combattimento, di sofferenza in un lungo periodo di tempo per creare le cose, would you be able to clearly see that he's very good? Potremmo dire che lui è molto buono, che tutto quello che ha creato è molto buono? Because Paul says you can clearly see his qualities. Perché Paolo ci dice, come abbiamo letto prima, che possiamo vedere le sue qualità nella creazione. But if he created in this way, it would appear that he's inefficient and wasteful. E se Dio avesse creato attraverso questo processo di evoluzione con spargimento di sangue, vedremmo che non sarebbe molto buono. He knows how to create in an instant, but he chooses to take a long, long time. E non sarebbe nemmeno coerente con la natura di Dio, perché lui è in grado di creare tutto in un istante, ma sceglie di creare attraverso il tempo. He tolerates lots of struggle and pain and suffering. E accetta e tollera tanta sofferenza, tanto dolore, tanto spargimento di sangue. Now, as a biologist, I'm not offended by death and suffering as I observe it in the world. It's interesting even in one way. E come biologo non mi offendo, non sono scandalizzato dalla sofferenza e dalle cose brutte che succedono nel mondo. In un certo senso possono risultare anche interessanti. There's something kind of interesting about watching lions hunting the gazelle or the zebra. C'è qualcosa di interessante nell'osservare un leone che va a caccia di una gazzella, ad esempio. But I think in your heart you know that this is not good and very good. Ma nel nostro cuore, quando guardiamo un evento del genere, possiamo avvertire che non è una cosa buona o addirittura una cosa molto buona. Now, I've taken longer than I usually do to speak about that, but I hope that sowed some food for thought for you. E di solito non spendo del tempo a dire queste cose, però credo che sia buono per dare degli spunti di riflessione a qualcuno di voi. We're going to look at then the creation. Quindi guarderemo meglio la creazione. We're going to think about the implications of our beliefs about origins for other things like suffering and death. E con la creazione vedremo anche le implicazioni di aspetti come la sofferenza e la morte. The curse. La maledizione. Another judgment of God when he sent the flood. Poi vedremo un altro giudizio di Dio quando ha mandato il diluvio. And the judgment of God when he confused the languages of human beings. E poi il giudizio di Dio quando ha confuso le lingue alla Torre di Babele. How does this impact science as well? E vedremo come questi avvenimenti hanno un'implicazione sulla scienza. Personally, I have no problem with the earth being only about 6,000 years old. Personalmente io non ho nessun problema con l'idea che la Terra abbia solamente 6,000 anni. Some of my Christian friends disagree. They think the earth is older than that. Alcuni miei amici cristiani sono in disaccordo con me, pensano che la Terra abbia molti più anni. But even if you like me believe it's about 6,000 years for earth history, se tu credi come credo io, quindi che la Terra abbia semplicemente 6,000 anni, do you realize that these 11 chapters represent 30% of that timeline? Ti puoi rendere conto che questi 11 capitoli di Genesi occupano un terzo della vita del pianeta. But that's based on those genealogies, isn't it? Those lists of who's related to who. E noi scopriamo questo tempo, queste date, se scorriamo le genealogie che ci sono scritte nella Bibbia. I've only translated into Italian really the top line and the main labels of this diagram. Qua sono tradotti in italiano semplicemente i nomi principali. You can see Luke in his gospel. Possiamo partire dal Vangelo di Luca, traces the line of Mary, che parte da Maria, all the way back to Adam, e arriva fino, partendo da Maria, fino ad Adamo, son of God, figlio di Dio. Matthew in his gospel, Matteo nel suo Vangelo, traces the line of Jesus, parte da Gesù, back through his earthly father Joseph, e fa vedere la sua genealogia dalla parte di Giuseppe. He was supposedly the father of Christ, but of course Jesus was born from a virgin. E Giuseppe era considerato il padre di Gesù, ma sappiamo che Gesù è nato da Maria Vergine. And that line is also traced back. E anche lui fa questo viaggio a ritroso per arrivare fino ad Adamo. And the New Testament writers treat this as history. E possiamo notare nel Nuovo Testamento che gli autori del Nuovo Testamento consideravano questa storia. There is no question that Peter, Paul, Luke, Jesus himself,
E non possiamo mettere in discussione il fatto che Paolo, Pietro, Luca e Gesù treated the events, people and places in Genesis as totally historical. Trattavano le persone, gli argomenti, le situazioni descritte in Genesi come eventi storici. Every New Testament writer refers to the first 11 chapters of Genesis. Ogni singolo autore del Nuovo Testamento fa in qualche punto riferimento ai primi 11 capitoli di Genesi, referring to them as factual, as actually factual. E come fatti realmente accaduti. Jude, for example, verse 14. Possiamo fare l'esempio in Giuda, al verso 14. The short book just before Revelation. Ed è quel libro breve prima di Apocalisse, Giuda. Enoch, he says, is the seventh from Adam. C'è scritto in Giuda dove dice che Enoch era il settimo da Adamo. Sure enough, you look at Genesis chapter 5. Quindi torniamo a Genesi capitolo 5 per vedere se è vero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contiamo fino a 7 partendo da Adamo e troviamo Enoch. So a simple question for us is this. Quindi la domanda che possiamo porci, ed è molto semplice questa domanda. If all the New Testament writers, the apostles, Christ himself believe these things. Se gli autori del Nuovo Testamento, Paolo, Pietro e addirittura Gesù credevano che questi fatti erano storia? Are we at liberty to think differently? Abbiamo noi la libertà di pensare in maniera diversa? Food for thought. È giusto un pensiero. But this impacts science as well, our subject tonight. Quindi il nostro soggetto, quindi considerare i Genesi come un fatto storico, ha un'influenza anche sulla scienza. Where did everything come from? Quindi quando ci chiediamo da dove viene ogni cosa? The rocks under your feet, the fossils you find in them. I fossili, le rocce che troviamo. What about the shape of the land, the geomorphology? E la geomorfologia, quindi la forma dei continenti. Yeah, the shape of the land, such as canyons and mountains and that kind of thing. I canyon, le montagne, da dove arriva tutto questo allora? What about the distribution of land, the geography? E la geografia, la distribuzione dei territori? What about the origin of plants and animals and people? E l'origine degli animali, delle piante, delle persone? Well, the Bible affirms that these are all created by God. Noi sappiamo che la Bibbia afferma che tutto questo è stato creato da Dio. But is there room in this account to say that God used an evolutionary process? Ma riusciamo a inserire il processo di evoluzione all'interno di quello che c'è scritto nella Genesi? Let me make clear that when I use the word evolution this evening. E voglio però chiarire che quando uso il termine evoluzione, I'm not using it to describe changes that we do see even in our lifetime in living things. Non lo utilizzo per descrivere dei cambiamenti che vediamo anche oggi nelle specie animali. I believe a lot of change is possible in animals and plants. Io credo che dei cambiamenti possono avvenire sia negli animali che nelle piante. But there are limits to that change. Ma c'è un limite ai cambiamenti che possono avvenire. But evolutionary ideas start with chemicals coming together to make a simple cell. Quindi quando diciamo evoluzione intendiamo il processo per cui degli elementi chimici si sono uniti fino a diventare una cellula. Over hundreds of millions of years. Nell'arco di milioni di anni. Cells become multicelled creatures. Le creature monocellulari sono diventati pluricellulari. Animals without backbones develop into animals with backbones. Poi questi animali che erano senza struttura ossea si sono trasformati in vertebrati. Fish become amphibians, become reptiles, they conquer the land. Poi i pesci sono diventati rettili, anfibi che sono diventati rettili che hanno conquistato la terra. You're familiar with this, of course. Quindi penso che avete già sentito queste cose. This is taught as fact, usually today. E oggi ci vengono dette che queste cose, questo processo è un fatto. Some reptiles developed into the birds, and another branch of reptiles developed into the mammals. Poi alcuni rettili si sono sviluppati fino a diventare degli uccelli ed altri si sono sviluppati fino a diventare mammiferi. Now, in this point of view, e se noi guardiamo bene questo punto di vista, everything is related, living and extinct, organically. Quindi ogni cosa che vive oggi o che si è estinta ha una connessione a livello organico. Penguins, i pinguini, octopus, i polipi, tomatoes, i pomodori, pandas, i panda, people, e le persone. They are distant relatives. Sono tutti quanti parenti alla lontana. And so
Richard Dawkins in my country, a famous atheist and biologist. Se conoscete Richard Dawkins, che è uno scienziato ateo, un biologo ateo inglese. I had one of our staff cartoonists draw this picture of him visiting his fish ancestor back in time. È un ragazzo che lavora con noi, che disegna molto bene, ha fatto questa vignetta dove c'è Dawkins che ha incontrato il suo antenato pesce di qualche migliaia, milione di anni fa. I'm not making fun of Richard Dawkins. E non sto prendendo in giro Dawkins. He's written a book. Perché lui ha scritto un libro. For children of every age, he says. Per bambini di ogni età. And he says it's magic. Reality is magic. E in questo libro che dice che la realtà è magica. How we know what's really true. E il sottotitolo che leggiamo lì è come possiamo sapere che cos'è veramente vero. He imagines a train like a time machine going back in time. Quindi in questo libro lui si immagina questo treno che torna indietro nel tempo. And he says this. E lui arriva a un certo punto e dice così: indietro nella storia, con la macchina del tempo, arriviamo a 417 milioni di anni fa ed ecco il tuo 185 milionesimo bisnonno, il pesce. And that's what we know is really true, says Professor Dawkins. E Dawkins dice: questo è quello che sappiamo essere vero. What does he think of people like me? Quindi che cosa pensa Dawkins di una persona come me? If I teach my own children something different. Io che insegno ai miei figli qualcosa di diverso da quello che dice lui. He says publicly people like me are guilty of child abuse. Lui pubblicamente ha dichiarato che persone come me che insegnano altre cose ai figli sono colpevoli di abuso su minori. It's a hot topic, isn't it? È un argomento scottante. I don't make any apology for saying I believe in the simple sequence of events over 6 days that God created. Quindi non chiedo scusa a nessuno quando dico che credo che il racconto di Genesi, quindi la creazione in sei giorni, è un fatto storico. Is there room for evolution or deep time in this account of Genesis? Però facciamoci questa domanda: c'è spazio per l'evoluzione all'interno del racconto di Genesi? If you take the ancient universe billions of years ago from a big bang, quindi credendo che l'universo abbia miliardi di anni con l'inizio tutto dal Big Bang. And then about 8 billion years after the universe exists, the earth forms. E poi dopo circa 8 miliardi dall'inizio dell'universo si è creata la Terra. It's a hot molten body, it cools down. Ed era questa massa incandescente che poi si è raffreddata. Oceans form, the first life gets started. Poi si sono formati gli oceani, è nata la prima forma di vita. So you have cosmic evolution, geological evolution, chemical evolution. Quindi in questa visione c'è una evoluzione dell'universo, c'è un'evoluzione chimica, c'è un'evoluzione biologica. Exactly. The whole thing. Does that fit with this? Riusciamo a incastrare questa cosa con il racconto biblico? Well, there are many points of contradiction. I'll just give you a handful. E ci sono delle contraddizioni in questi due modi di vedere le cose. In the Bible, the sun is not created till day 4. Perché nella Bibbia c'è scritto che il sole viene creato al quarto giorno. The first light on the earth is just supernaturally created by God before he gives the sun the role for giving the light on day 4. Quindi la prima luce che ha colpito la terra è stata una luce soprannaturale che Dio ha parlato in esistenza, non era quella del sole. That's not the same as the Big Bang scenario. Ma non è la stessa cosa dello scenario descritto dal Big Bang. What about the appearance of the first life on earth? Che cosa riguardo dell'arrivo della vita sulla terra? Well, in the secular evolutionary view, marine life first and then it conquers land. Dal punto di vista dell'evoluzione c'è stata prima la vita nell'acqua, quella marina, e poi dopo quella terrestre. Genesis says day 3 plants. Ma Genesi ci dice che al terzo giorno sono state create le piante. Day 5 sea creatures and flying creatures. Al quinto giorno le creature marine, quelle volanti. Land animals and man day 6. E poi gli animali terrestri e l'uomo al sesto giorno. The order is different. Quindi è diverso, sono diversi questi punti di vista. If God was trying to give us an idea that this was an evolutionary process being pictured. Quindi se Dio voleva in qualche modo farci capire attraverso lo scritto di Genesi che c'era lo spazio per l'evoluzione, che lui aveva creato anche con l'evoluzione. Let me say, I don't think he did a very good job. Io penso che lui non sia riuscito molto bene a fare questo. You see, in the secular view,
The animals which we think of as marine creatures in the secular view. Yeah. The animals we think of as marine creatures. Animals? Sorry. Sorry, okay. In this, let me say okay. It in a different way. In the secular evolutionary view. Mm-hmm. I just need a bit more. Okay. The marine creatures evolve into land creatures. Okay. Dal punto di vista dell'evoluzione in cui gli animali marini si sono evoluti in animali terrestri. Some of those evolve into flying creatures. E poi alcuni di questi animali si sono sviluppati ad essere gli uccelli. But in the Bible it's the different way around. Ma nella Bibbia è descritto questa cosa in maniera diversa. And so if you wanted to write an account, very simple, you could do a better job than you have in Genesis 1 if you were trying to make people think evolution. Quindi se tu dovresti provare l'evoluzione, non avresti scritto le cose che sono scritte in Genesi, ma l'avresti fatto molto meglio. The biggest contradiction for me is the history of death. E la più grande contraddizione fra i due punti di vista, diciamo così, è la storia della morte. See, interesting though evolution might be to a biologist, l'evoluzione può essere interessante per un biologo. It means that death and suffering were in the world for hundreds of millions of years before Adam even arrived. Perché da un punto di vista di evoluzione la morte era presente sulla terra milioni di anni prima dell'arrivo di Adamo ed Eva, dell'essere umano. The Bible says no, death came as the consequence of sin. Ma la Bibbia ci dice l'opposto, che la morte è stata la conseguenza del peccato, quindi dopo l'uomo. Paradise was lost at the fall of man. Il paradiso è stato perduto quando l'uomo è caduto. And in the future, e nel futuro there will be a restoration to ci sarà what was lost. Una restaurazione di quello che è stato perduto. Perso. Even in today's world we get hints of this. E anche oggi vediamo delle come si può dire, delle gocce di questa realtà. This is an actual wild leopard. Questa è una foto che ritrae un leopardo selvaggio, selvatico. 10 years ago it was making repeated visits at nighttime to its friend, the cow. È stato scoperto mentre di notte andava a trovare il suo amico la mucca. In a village in India. In un villaggio indiano. So we get a little glimpse, a little picture of paradise lost and also paradise to be regained in the future. Quindi ogni tanto la natura ci regala questa immagine, questa piccola goccia di quello che sarà nel paradiso, il paradiso ritrovato. Animals ripping each other's throats out was not part of God's original plan. Gli animali che si azzannavano alla gola non era il piano originale del paradiso. It's a big subject. I can't spend more time on that now. E lo so che è un soggetto molto vasto, ma non ho tempo di vederne di più. But something to think about. Ma un'altra cosa sulla quale pensare. So do animals change? Cambiano gli animali? Absolutely. Assolutamente sì. But God never said they couldn't change. E Dio non ha mai detto che non possano cambiare. Now 10 times in Genesis chapter 1. 10 volte nel primo capitolo della Genesi. You see God use this word translated as species in Italian Bibles. Vediamo che Dio viene utilizzata questa parola che in italiano è tradotta specie. Actually the original word in the Hebrew is min. Ma la parola originale nell'ebraico è min. And it means much more like a family, a bigger group. E significa più che specie una famiglia, un gruppo più grande. God is saying in these verses of Genesis that he created these groups and there would be no possibility of change of one type or group into another type. Quello che Dio sta dicendo, no? In Genesi, quello che Dio ha fatto in Genesi è che ha creato un gruppo di animale che non può modificarsi e diventare un altro gruppo, the un'altra smallest famiglia. Child can recognize a cat when he or she sees a cat, even if it's a leopard, a lion, a tiger or a little cat in your house. Noi sappiamo che fin da piccoli riconosciamo un felino indipendentemente se sia un gatto, un leone, una tigre, un felino. Cats are very there's a lot of variety within the cat family. E noi vediamo che nella famiglia dei felini c'è un sacco di varietà. What about dogs? Ma possiamo anche vedere i cani. You can have everything from a little chihuahua. Nella famiglia dei canidi c'è dal piccolo chihuahua. Or a poodle or a labrador. O c'è il labrador. Or a great dane. Oppure c'è un alano.
And there's all these wild dogs as well in Africa, in the dingo in Australia. Poi vediamo questi cani selvatici, dingo in Australia o in Africa. But all of those are dogs. Ma tutti quanti fanno parte della famiglia dei canidi. You can take a wolf and you can breed it with a poodle. E tu puoi far incrociare un lupo, ad esempio, con un cagnolino più piccolo. Someone did this in Berlin a few years ago, and the offspring were completely fertile. E qualcuno addirittura l'ha fatto qualche tempo fa. E quello che è successo è che i cuccioli erano comunque fertili. Look at the variety in horses today. Vediamo la famiglia dei cavalli. Yes, you've got zebras, which are striped horses, different species of zebra. E ci sono la zebra, ad esempio, della stessa famiglia, e anche se ci sono poi diverse specie di zebra. Different kinds of horses and donkeys and asses and so on. E gli asini, i cavalli, fanno tutti parte della stessa famiglia, ma sono diverse specie. So there's been lots of diversity since God first made those broad groups. Quindi c'è stata una diversificazione rispetto alla creazione originale. And I think there were two periods in Earth history when there was quite a lot of change taking place. E io credo che nella storia ci sono stati due momenti in cui ci sono stati dei cambiamenti importanti. The first period of diversity would have been in the 17th centuries before the flood. Il primo tempo di cambiamento è avvenuto nei primi 7 secoli dalla creazione al diluvio. Take the cat family for an example. Facciamo l'esempio dei felini. Now it's just possible that saber-toothed cats were a separate kind, so I'm putting them separate from the main cats. È possibile che i felini coi denti a sciabola fossero divisi dai felini della linea principale già dall'inizio. I suspect there might have been some change within the cats over those centuries. Io credo che nella famiglia dei felini ci siano già stati dei mutamenti durante questo periodo di tempo. Jump ahead to the flood for a moment. Poi spostiamoci in avanti fino ad arrivare al diluvio. God brought two of every kind, two of every family of animal to Noah on the ark. La Bibbia dice che Dio ha portato due per ogni famiglia di animali a Noè. Sevens when it came to the clean animals. Oppure sette quando si trattava degli animali impuri. And then from those kinds, from those groups, he allowed diversity to take place in the world after the flood. E poi da questi due della famiglia ha permesso dei cambiamenti dopo il diluvio. They're very different from one another, but they're still recognizably different cat species. E qua lo possiamo vedere dopo il diluvio di come si sono ramificati, e tutti questi sono sempre felini, quindi ghepardi, piccoli felini, grossi felini e i felini a dente a sciabola. Continua ad esserci, ma si sono ancora modificati. Species is a scientific concept. E la specie è un concetto scientifico. But you can have many species from one coming from one ancestor of the same family. E quindi possiamo dire, e la scienza lo dice, che ci sono tante specie che derivano dalla stessa famiglia. In my opinion, nella mia opinione, the fact that you can get so many hybrids or crossbreeds even today, il fatto che possiamo ottenere degli ibridi incrociando delle specie della stessa famiglia. This is between species which are supposed to have been separate for millions of years in some cases. E queste sono magari specie che sono separate, ok, da molti anni. Is evidence that they haven't been separate for millions of years. Se queste specie fossero separate l'una dall'altra da milioni di anni, gli incroci non funzionerebbero. This is a real picture. My wife was a bit skeptical when I showed it to her first. E mia moglie quando ha visto questa fotografia era scettica, ma è una foto vera. It's a cross between, you tell me. Ed è un incrocio fra, ditemi voi. Qualcuno deve parlare più forte, sennò non sentiamo. Zebra. Zebra and? Una zebra e un horse. Horse, of course. Ok, giusto. This is a cross between a land-dwelling iguana and one that lives a lot in the sea. Questo è un incrocio fra un'iguana terrestre e un'iguana marina. This happened on the Galapagos Islands. It was very surprising to biologists to see. E questa era una scoperta nelle isole Galapagos. Lion and tiger. Questo è un incrocio fra il leone e la tigre. False killer whale and dolphin. E questo è un incrocio fra il delfino e l'orca. There are many, many other examples. E ci sono molti esempi di questo tipo. For me, these are evidence that these creatures have not been separate species for millions of years. Quindi per me questo
è una dimostrazione che le specie animali non sono separate da milioni di anni. Well, I haven't got time to develop that now. Non abbiamo ovviamente il tempo di sviluppare ancora di più l'argomento. But I've argued that it was a perfect world when God first made it. Very good. Ma io credo che quando Dio ha creato il mondo era ottimo, era perfetto, era molto buono. Many people think it's crazy to believe in a literal fall in Genesis 3, a literal change to the world. Tante persone pensano che sia un po' da matti credere che ci sia stata una caduta e un cambiamento così drastico da quel momento. But to ignore this as history is to misunderstand many things in our world today, I would say. Ma se non consideriamo la caduta e la maledizione conseguente come un fatto, ci perdiamo delle situazioni importanti della vita di oggi. Before we get to Genesis 3, ma prima di arrivare a Genesi 3, God says to Adam, Dio ha detto ad Adamo, Genesis 2, 15 through 17, Genesi 2, 15-17, you can eat any tree in the garden, Adam, gli ha detto, Adamo, tu puoi mangiare di qualsiasi albero del giardino, but except one, ma solo da uno non potrai mangiare, the tree of the knowledge of good and evil. Dall'albero della conoscenza del bene e del male. If you eat of that tree, you will definitely die. Se mangerai di quell'albero, sicuramente morrai. And we know what happened, don't we? Noi sappiamo cosa è successo, giusto? The serpent was deceived by Eve. Il serpente ha ingannato Eva. She took the forbidden fruit. Lei ha preso questo frutto proibito. She gave it to her husband who was with her, it says in verse 6. Lo ha dato da mangiare al marito che era con lei, ci dice al verso 6. And as a result, both of them knew that they were sinners, they were ashamed, they were ashamed of their nakedness. E il risultato è stato il diventare consapevoli della loro vergogna, della loro nudità. They attempted to hide from God. Poi hanno cercato di nascondersi da Dio. You can't do that. non possiamo nascondersi Trust da me, Dio. Trust me, it's impossible. È una cosa impossibile. And of course, God examines them. Quindi Dio poi li ha interrogati, li ha parlato con loro. He gives them an opportunity to be honest. Gli ha dato l'opportunità di essere onesti, di dire che avevano sbagliato. But Adam blamed the snake. Ma vediamo che Adamo dà la colpa al serpente. Sorry, Adam blamed Eve. Adamo ha dato la colpa a Eva. Eve blamed the snake. Eva ha dato la colpa al serpente. And the snake didn't have a leg to stand on. E il serpente non aveva nessuno. No. Some people understand that. Okay. But the result of this was that there was a true curse of the whole creation. Però la realtà è che c'è stata una maledizione in tutta la creazione. You know, you said that Adam and Eve were the most beautiful people. Il pastore prima ci ha detto che secondo lui Adamo ed Eva erano le persone più belle. I actually have a photograph from the Garden of Eden. E io ho la foto dal giardino dell'Eden. I'm sure they were much more beautiful than that. Io credo che loro erano comunque molto più belli di questi. But the serious side to this, folks, l'aspetto serio di quello che stiamo dicendo adesso. For centuries, this doctrine of original sin was never questioned by the church. Che nel corso dei secoli la dottrina della caduta non è mai stata messa in discussione. Why? Perché? Because not only did the Old Testament clearly teach it in Genesis. Sorry. Not only did the Old Testament clearly perché non solo il Vecchio Testamento lo insegna chiaramente, so did the New Testament, ma anche lo fa il Nuovo Testamento. For example, Romans 5 verse 12. Possiamo leggere Romani 5:12. Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Is there any question that the Apostle Paul believed that this was history? Possiamo mettere in dubbio che l'Apostolo Paolo, credeva che Genesi era storia? Do you know 1 Corinthians 15, verse 22? Ci ricordiamo cosa dice 1 Corinzi 15, 22? As in Adam, all die. Perché come in Adamo tutti sono morti? Yeah, he believed it. Quindi lui ci credeva veramente. We're all descendants from Adam, said Paul, and we're all sinners who face the certainty of death as a result. Quindi Paolo ci dice in questi versi che tutti discendiamo da Adamo e tutti siamo colpevoli di peccato in Adamo. That's bad news. Ed è una notizia brutta. The good news is what he goes on to say. Ma c'è la buona notizia che è quello che dice dopo. Even in Christ we can be made alive. Perché dice che in Cristo ogni persona può essere vivificata. I'm sure many of you tonight have put your faith in the Lord Jesus Christ. Io credo che molti di voi questa sera abbiano già messo la loro fede e la loro fiducia in Gesù Cristo. And you know abundant life.
E voi sapete che cosa significa avere vita in abbondanza? Life now, yes. La vita adesso, giusto? An eternal life in the future. E che cosa significa avere la vita eterna nel futuro? Well, Paul believed these things were rooted in history. E Paolo credeva che questi erano cose e fatti storici. In verse 21 of Genesis 3, al verso 22 di Genesi 3, we read that God made coats of skins to give Adam clothes. Leggiamo che Dio ha dato delle pelli di animali all'uomo per coprirsi. Adam and Eve were clothed in some way. Adamo ed Eva sono stati vestiti. Now, I would say that to provide a coat of skin, probably an innocent animal or more than one was killed. Secondo me, affinché Dio potesse provvedere della pelle di animali per coprirsi, ha dovuto uccidere qualche animale. So this is a picture of atonement, really. Ed è una figura del sacrificio di Gesù. Adam and Eve's attempts to cover themselves with fig leaves, no good. Adamo ed Eva hanno cercato di coprirsi con delle foglie di fico, ma non andavano bene. Same is true of us. Ed è la stessa cosa che facciamo noi. Folks, God has to provide a covering for your sin. Dio deve provvedere la copertura, diciamo così, al tuo peccato. So this was a picture right back in Genesis of what Jesus would one day do when he died on the cross. Quindi lì in Genesi vediamo un'immagine di quello che Gesù avrebbe fatto sulla croce. And his blood was shed. Dove il suo sangue è stato sparso. And Hebrews 9 verse 22. Ebrei capitolo 9 verso 22. Says without the shedding of blood there is no forgiveness. Dice che senza spargimento di sangue non c'è perdono, remissione dei peccati. I believe God was showing what atonement was right back here, a picture of Christ. Quindi Dio stava facendo vedere in quel momento un'immagine di Cristo. And yet people today, e ci sono però persone oggi who say they believe in the Bible, che dicono di credere nella Bibbia, no, they don't believe in original sin, ma non credono al peccato originale. They know that Paul believed it. Sanno che Paolo ci credeva. They know Paul believed in the curse. Sapevano che Paolo credeva nella maledizione. He said the world was groaning like a woman in childbirth nowadays. Perché Paolo ci dice che il mondo geme come una donna in travaglio. But they say Paul was a man of his time. Ma queste persone che non credono nel peccato originale dicono che Paolo era un uomo di quei tempi lì. We know better in our enlightened 21st century. Noi oggi conosciamo molto di più nel XX secolo. They say the same about Jesus, by the way, some of them. E alcuni dicono questa cosa pure di Gesù. When he became a man, quando lui è diventato uomo, he was able to make mistakes about earthly things, they say. Gesù era in grado, essendo uomo, di fare errori sulle cose terrestri, sulle cose umane. God did not, original sin is wrong. God came to seek original goodness in us, they say. Quindi non c'è il peccato originale, ma Dio viene a cercare solamente il buono che c'è in noi e a tirarlo fuori, non a togliere il male che c'è in noi. So there are big, big implications for how we understand the gospel when we think about such things as the curse. Però quando analizziamo un argomento come la maledizione, in base a come lo vediamo, ha una ricaduta su come viviamo e su come vediamo anche la salvezza. But whether you accept this was history or not also impacts how you understand science. Quindi quando accettiamo l'idea della maledizione come un fatto storico, questo ha un effetto sulla scienza. Do we see evidence of the ground having been cursed today? Noi vediamo oggi, abbiamo delle prove che provano il fatto che la terra è stata maledetta da Dio? What about all those natural disasters? I disastri naturali? Yeah, volcanoes, earthquakes, I vulcani, tsunamis, i terremoti, gli tsunami. Yeah, hurricanes, tornadoes, gli uragani, tornado. Is this the way God made the world in the beginning and said it was very good? È possibile che ci fossero queste cose all'inizio quando Dio ha detto che quello che ha creato era molto buono? What about the fact that animals kill each other? E il fatto che gli animali si uccidano l'un con l'altro? What about nasty parasites and cancer? I parassiti, le malattie, il cancro. What about the fact that man is always at war with man? E il fatto che l'uomo sia sempre in guerra con un altro uomo? You see, if you go back to Genesis, se ritorniamo a Genesi, it says everything was affected. Vediamo che ogni cosa è stata everything was affected by the fall, by the sin, by the curse. C'è stato un effetto della maledizione su ogni cosa sulla terra. Yeah. Let's just take an example of where this touches on science. Allora, facciamo qualche esempio dove la maledizione si vede nella scienza.
You're looking at two fossils from the British Museum in London. Questi sono dei fossili che si trovano al British Museum a Londra. Said to be about 20 or 30 million years old. Vengono datati a circa 20-30 milioni di anni fa. A fossil thorn and a fossil leaf from a prickly plant arose. Quindi vediamo un fossile di una spina e un fossile di foglie di una pianta che è una rosa. You turn to Genesis 3. Torniamo a Genesi 3. Is it very good when God says? Secondo voi è una cosa molto buona se Dio avesse detto these words in Genesis 3:17? Adamo disse: il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Very simple question. Una domanda molto semplice. When God said this to Adam, quando Dio ha detto questo ad Adamo, was Adam thinking, hang on a minute, Lord? Huh? Was he saying, wait a minute, Lord? Adamo ha per caso pensato, aspetta un attimino, Signore. I don't understand. There are already thorns and thistles in the world. Non riesco a capire cosa vuoi dire qua perché già le spine e i triboli ci sono già. What do you think? Che cosa pensate? Of course not. No. Otherwise, God's words would be totally meaningless. Altrimenti la maledizione di Dio sull'uomo sarebbe stata una cosa senza senso perché ci sarebbe già stato le spine e i triboli. If there had been thorns and fossils millions of years already. Quindi se quel fossile, se quello che dice il fossile, che vogliono fargli dire che quella spina era lì da milioni di anni. This is just a nice myth. Il fatto della maledizione degli spine dei rovi sarebbe which, un mito. Which does not connect to reality at all. E non si collega con quello che è la realtà. But what we would have then is this. Ma quello che abbiamo è questo. Everything turned up upside down. Tutto messo sotto sopra, ok? If you are a Christian, for example, studying botany, the plants. Se sei un cristiano e studi botanica, quindi le piante. And you don't believe in the curse as real history. E non credi nella maledizione come un fatto storico. Genesis is just a myth, a legend. Quindi come se Genesi fosse un mito, una leggenda. And you believe the thorns and the prickles have been around for a long, long time before Adam. E credi che le spine e i rovi ci siano esistiti prima di Adamo? Then you cannot accept that the curse is in any way connected to reality. Allora non puoi accettare che la maledizione sia legata alla realtà di oggi. But the New Testament writers believed it and taught it as part of the history of the world connected to the gospel. Ma noi vediamo che gli scrittori, gli autori del Nuovo Testamento credevano nella maledizione come un fatto storico e che quello ha un'influenza sulla salvezza dell'umanità oggi. So we have a challenge here, don't we? Quindi abbiamo una sfida, giusto? Yeah, because if these things were in the world for millions of years, perché se tutto questo c'era da milioni di anni, the fruit of the curse, il frutto della maledizione was in the world before the curse. Era nella terra prima della maledizione. Before man sinned. Prima del peccato dell'uomo. Can you understand that? Si riesce a capire? I certainly can't. Well, some more food for thought. Andiamo ancora un po' avanti a pensare su altri argomenti. Now, when I talk about the flood, often I talk about Noah's Ark, I talk about the animals going on, I talk about the dinosaurs, which I believe would have been part of the world. Quando si parla del diluvio si hanno diverse domande, come hanno fatto gli animali a starci dentro, sono arrivati anche i dinosauri, sono un sacco di domande. But I want to take you somewhere slightly different this evening, particularly if you're a Christian, I hope you'll find this useful. Ma voglio darti un punto di vista leggermente diverso questa sera che può aiutarti anche da cristiano. Now, let me reassure you, you don't have to understand everything in this chart. Ok, voglio dirvi una cosa, non è che dovete capire tutto quello che c'è sopra questo disegno. I wish I had something like this for you in Italian. Mi sarebbe piaciuto averlo in italiano. But I've translated the bits you need to see. Ma vi traduco solo le cose più importanti. This is something you can find on our website, creation.com/timeline. Questo è quello che potete trovare sul sito, creation.com/timeline. And I'm going to home in on this part. I'm going to close in on this part. Ingrandiamo un attimino questa parte qua. And what you see is time running along the bottom from left to right. E quindi vediamo il tempo che scorre da sinistra verso destra. And this is creation. Questo è il momento della creazione.
And 17 centuries later you get the flood. E vediamo che circa 700 anni dopo, 1700 anni dopo, c'è stato il diluvio. You can see when each person is born and when they die. Possiamo vedere quando è nata ogni persona e quando è morta ogni persona. So Adam is created, he lives 930 years. Quindi Adamo è stato creato e poi ha vissuto 930 anni. We know how old he was when Seth was born. Lui aveva 130 anni quando è nato Seth. And so on. E così via. So you can see who is in the world at the same time. Quindi riusciamo a vedere chi viveva nello stesso momento. 10 generations later you have Noah. Poi sette generazioni dopo abbiamo Noè. He lives for 600 years before the flood comes. Lui ha vissuto 600 anni prima del diluvio. And 350 years afterwards. E 350 anni dopo. And then you can see his son Shem. Poi vediamo suo figlio Shem. He lives for 600 years after the flood. Vive 600 anni dopo il diluvio. You can see the lifespans of the people after the flood started to radically reduce. E poi possiamo vedere che l'età si riduce delle persone che vivono dopo il diluvio. Now what I find interesting about this, quello che trovo molto interessante, because the Bible gives us this information for a reason, la Bibbia ci dice queste cose per un motivo. For example in Genesis 5, Genesis 11, ad esempio Genesi 5, Genesi 11, this guy Methuselah, vediamo questa persona Matusalemme, his name means something like this. Il suo nome significa una cosa del genere. When he dies the judgment will come. Quando muori arriva il giudizio. Is it just a coincidence that he dies the very same year the flood comes? Secondo voi è una coincidenza che lui muoia l'anno in cui avviene il diluvio? Here's another thing to think about. Questa è un'altra cosa a cui pensare. 10 generations after Shem, the son of Noah. 10 generazioni dopo Shem, il figlio di Noè. You get down to the patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob. Arriviamo ai patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Now Jacob. Quindi Giacobbe is the, who became Israel. È la persona che diventerà Israele. Okay. Now notice something allora, when I show you a verse from the, later on in Genesis. Vi dico una cosa e vi faccio vedere poi anche in Genesi. You can read it yourself. Potete leggerlo. But Jacob is introduced as an old man to Pharaoh. Allora, in questo momento in Genesi 47 Giacobbe viene, si presenta al faraone ed è anziano. And he says to Pharaoh, "Yes, I'm 130 years old, but it's nothing compared to the years of my immediate ancestors." E praticamente Giacobbe gli dice, "Sì, ho 130 anni, ma sono ancora giovane rispetto ai miei antenati." He went on to live to the ripe old age of 147. Lui è arrivato a vivere 147 anni. By this time in history, that was incredibly old. Ma a quel tempo avere 147 anni era essere molto vecchio. The very last verse of Genesis, l'ultimo verso di Genesi, chapter 50 verse 26, capitolo 50 verso 26, tells you how old Joseph was when he died. Ci dice quanti anni aveva Giuseppe quando è morto. Anybody know? Qualcuno si ricorda? Yeah, 110. 110. Okay? That was old in those days. E all'epoca era essere veramente anziani. Similar to today. Similar to today. Ed è la stessa cosa oggi. But what does he mean then? What does Jacob mean? Cosa vuole dire veramente Giacobbe quando dice quelle parole? Well, what he means is this. Vuole dire questo. He knew that his father Isaac. Lui sapeva che suo padre Isacco. Was contemporary with Shem when he was a young man. Quando era ragazzino viveva insieme a Sem. A man who lived before the flood for 100 years. Che ha vissuto Sem 100 anni prima del diluvio. Alongside his great grandfather Methuselah. Ed era contemporaneo di Matusalemme. A man who himself was contemporary with Adam. Che allo stesso tempo che Matusalemme era un contemporaneo addirittura di Adamo. For 243 years. Per 240 anni Matusalemme ha vissuto insieme ad Adamo. 130 Pharaoh, nothing compared to my father's. Adesso capiamo perché Giacobbe dice 130 anni faraone sono pochi confronto ai miei antenati. From creation to the flood, only two men. Quindi pensate, dalla creazione al diluvio, due persone. From creation to Israel, dalla creazione a Israele, 1, 2, 3, 4, 5 generations. Praticamente 5 generazioni. Okay? I don't know if you've seen that before, but I find that quite interesting. Non so se l'avete mai notata questa cosa, ma è molto interessante per me. It gives me great confidence in how the flow of history in those early chapters of Genesis is so obviously very reliable. E mi dà
sicurezza nel dire che il resoconto della Genesi è affidabile. Now we could spend millions of years talking about these things, and I have to keep this from going too long. Possiamo utilizzare milioni di anni di parlare parlando di queste cose, però devo ridurre il tempo. One thing's for sure, the flood was sent as a judgment of God because of human sin. Una cosa è sicura, che il diluvio è stato un giudizio mandato da Dio. They were filling the earth with their violence. Perché l'uomo aveva riempito la terra di violenza. And their thoughts were evil all the time. E i pensieri, i disegni dell'uomo erano cattivi sempre. So God judges this world with a truly global catastrophe. Quindi Dio giudica, manda un giudizio su questo mondo con una catastrofe globale. It was global. È stata una catastrofe globale. Not local, like some people say. Alcuni dicono che il diluvio sia stato locale. Could God have made it any clearer in these verses in Genesis 7? E Dio non poteva renderlo più chiaro in questi versi. All of the highest hills, tutte le alte montagne, under the whole of heaven, sotto tutti i cieli furono completely coperte. Erano completamente coperti. You can't have a flood that's local and covers mountains. Non può, è incongruente il fatto che ci sia un diluvio locale che abbia coperto tutte le montagne. And such a flood would lay down sediments which hardened to rock. Ovviamente un diluvio del genere ha fatto sedimentare dei detriti nelle rocce. With the big energies involved, some of these would fold and form mountains, for example. E con questa grossa energia, ovviamente delle rocce si sarebbero mischiate insieme per diventare montagne. If you fold hard rocks, they break, they're brittle. Se voi piegate delle rocce dure, si rompono, giusto? When you see folding like this, I believe is evidence that the rocks were still soft when they were folded. E quando vediamo però un'immagine del genere, per me è un'evidenza che le rocce erano morbide quando sono state piegate, hanno preso questa forma. When I was studying geology at university, mentre studiavo geologia all'università, this kind of thing puzzled me. Una figura del genere. Yeah. Look at these little wiggles in here. E possiamo vedere quell'immagine lì? There is no way to explain that unless this was laid down quickly. Non c'è altra spiegazione per questa conformazione, quindi questi angoli che vengono formati, se non c'era qualcosa di morbido. And then very quickly afterwards folded. Che veramente brevemente è stato piegato. While it was still soft, mentre era ancora morbido, and only then afterwards did it go hard. E dopo è diventato solido. It doesn't prove the time frame of the Bible, but it's consistent with what we read. Quindi non è che può provare la tempistica della Bibbia, ma è legata a quello che stiamo dicendo. And when you find fossils in these rocks, quando vediamo i fossili delle rocce, mass burials of fossils like these trilobites. Tutti questi tipi di fossili in queste rocce. I'm telling you they were buried quickly. Ci dicono questa configurazione, ci dice che sono stati sepolti velocemente. When you find something amazingly well preserved like this bat fossil. Quando si sono trovati dei resti così chiari, così ben preservati come questo scheletro di pipistrello. Which looks exactly like modern bats. E se lo analizziamo è uguale allo scheletro di pipistrelli di oggi. It's telling you it was buried quickly. Questo ci dice che è stato sepolto velocemente. And that there's been no evolution in this type of creature. E che non c'è stata evoluzione nei pipistrelli. Because they look the same today. Perché lo scheletro è uguale a quello di oggi. So I question the millions of years. Quindi io metto in dubbio i milioni di anni. And I believe that the flood was real history. Io credo che il diluvio è stato storia, un fatto storico. And that this is a wonderful way of explaining things like rocks and fossils. I haven't got time to do more. E il diluvio è un'ottima spiegazione per i fossili e le rocce, i sedimenti. Let's finish very quickly with a thought about the last event of history. E poi finiamo velocemente con l'ultima parte. God said to Noah and his family when they came off the ark. Noi sappiamo che Dio ha detto a Noè quando è uscito dall'arca. Be fruitful, fill the earth. Fruttifero, moltiplica. Yeah, they didn't do that. The descendants stayed in one place. They tried to build this big tower to make a name for themselves. Ma loro non hanno ascoltato questo comando, ma sono rimasti fermi in un posto e hanno cercato di costruire una torre per farsi un nome. And as we know, God confused their language. Sappiamo che Dio arriva e confonde le lingue. Now this tower that was being built, archaeologists generally say it was a pyramid, a ziggurat.
Allora, gli archeologi dicono che questa piramide, questa torre che è stata costruita, era una piramide ziggurat. I believe that this happened about one century after the flood. E possiamo dire che questo è avvenuto 4 secoli dopo il diluvio. And there's good evidence for that in the Bible, if I had time to explain. E ci sono delle evidenze bibliche che non abbiamo tempo di vedere. It's interesting that about 3 to 4,000 years ago, according to archaeologists. Sorry? It's interesting that about 3 or 4,000 years ago. È interessante che secondo l'archeologia, circa 3.000 o 4.000 anni fa. All over the world. In tutto il mondo. People started building pyramid structures. L'uomo ha iniziato a costruire delle strutture a forma di piramide. On every continent. In tutti i continenti. People that were totally separate geographically from each other. Persone che separate geograficamente hanno costruito la stessa cosa. There are 300 pyramid structures in China. Ci sono circa 300 strutture piramidali in Cina. Many in North Africa, some molte in Ethiopia. Molte nel Nord Africa, alcune in Etiopia. And about 1,000 pyramids in Central America. E circa 1,000 piramidi nell'America centrale. Is it just a coincidence that people started building pyramid structures around about the same time? That would be a few centuries after Babel. Secondo voi è una coincidenza che a distanza di alcuni secoli da Babele persone in tutto il mondo abbiano costruito lo stesso tipo di costruzione? I believe that this division of the languages that caused people to migrate away from the earth from Babel. Io credo che questa divisione delle lingue abbia portato le persone a muoversi, a emigrare, diciamo così, da Babele in tutto il mondo. Happened about 5 generations after Noah in the days of Peleg. E noi possiamo vedere che sia accaduto 5 generazioni dopo after Abram. After Peleg. After Noah. Dopo Noè, al tempo di Peleg. And as a result of that. E il risultato di questa divisione delle lingue. We have a mechanism for explaining how people. Abbiamo un diciamo un meccanismo che ci spiega. Found in their people groups all over the world with their differences. Di come i vari gruppi di persone siano diversi in tutto il mondo. All go back to one source. Ma che fanno tutti, sono tutti originali da una fonte sola. We know that we're one human race today. Modern biology and genetics confirm that. La genetica e la biologia moderna conferma che siamo tutti parte di una stessa origine. The different skin shades of brown, dark and light. La pelle non ha diversi colori, ma diverse tonalità. Are simply due to the different amount of pigment, melanin in our skin. Perché dipende dalla quantità di melanina che abbiamo all'interno del corpo. And that is not any evidence that we're not one race, but we are one race. E questa è un'evidenza che siamo una razza sola. And that when God confused the language at Babel, e nel momento in cui Dio confonde le lingue a Babele, those language barriers, le barriere linguistiche, resulted in a splitting up of the common gene pool of humanity. Ha come conseguenza una divisione del gene umano che in origine era comune. So that the small migrating populations didn't carry the full complement of human variation. Quindi questi piccoli gruppi che parlavano la stessa lingua che si spostano non avevano più in loro il codice genetico completo. So as people moved to hot countries, quindi mentre queste persone si spingevano verso le nazioni più calde, dark skin was favored. La pelle scura veniva fuori. By natural selection. Ed era una selezione naturale. And the opposite, for very good scientific reasons, as people moved to darker countries. E l'opposto è successo a chi si spostava nelle regioni più fredde e ci sono delle evidenze biologiche a disposizione. When we see things like this, se ad esempio vediamo una cosa accaduta qua, a picture's worth a thousand words, isn't it? È un'immagine che vale 1,000 parole. This little baby girl, not an albino. Questa è una bambina che non è albina, much loved by her Nigerian parents, nata da questa famiglia in Nigeria, is absolutely the same as them except for the color of her skin. E qua lei è identica a loro, c'è solo la differenza del colore della pelle. And yet sometimes in human beings make such a big deal about these things. E a volte si fanno tante parole su questo. Well, Paul had no issue with human beings being one blood. He made that clear when he spoke to Athenian Christians. E vediamo già che Paolo non aveva dubbi che l'uomo fosse
dalla stessa razza, diciamo, era una razza sola. Now I'm going to stop there and just see if anybody wants to ask a question. E ci fermiamo qua e voglio chiedervi se avete delle domande. You've listened really well and I'm sorry if it feels like I've been going on for millions of years. Avete ascoltato bene e so che abbiamo la sensazione che ho parlato da milioni di anni, però. Don't feel you have to agree with me, but I just want to give an opportunity if anybody has a question. Non abbiate paura di essere in disaccordo con me, eh? Cioè, se qualsiasi okay. domanda, ce n'è okay. una laggiù. La scienza ci dice che in realtà le lingue vengono dall'Africa, ad esempio, perché lì è nata la razza umana. Come facciamo a sapere che in realtà sono venute le lingue derivano dal Medio Oriente, ovvero dalla Torre di Babele? Scientists have different opinions about the origin of languages. Ci sono diverse opinioni che gli scienziati hanno sull'origine delle lingue. Contrary to what some people think, there is not one view on the origin of man, even according to evolutionary biologists. E anche secondo i biologi evoluzionisti non si può dare una sola spiegazione dell'origine della vita. It is true that the favorite idea is called out of Africa. Quindi l'idea favorita o principale è quella de che la vita nasce in Africa. But there are many leading anthropologists who favor a different theory. Ma ci sono degli antropologi importanti che diciamo sostengono un'altra idea. But with regard to the origin of language, però per quello che riguarda l'origine dei linguaggi, degli idiomi, you will not find that people have any idea how we can have languages of the different language families going back to one origin. Non c'è nessun meccanismo che ci porta a vedere l'origine delle lingue in Africa. We have, depending on who you're speaking to, a number of different language families. Some people would say 12, some people might put it at 20 or even more. E parlando con diverse persone ti possono dire che ci sono, alcuni dicono 12 o 20 o più famiglie di linguaggi. But making a link between individual language families is not possible. Ma non è possibile collegare le diverse famiglie di linguaggi insieme. And I think the existence of these language families is wonderfully consistent with the idea of Babel, where God would effectively have created different languages. Io credo che l'idea, quindi dei gruppi di famiglie, come abbiamo detto prima, chi dice 12, chi dice 20, chi di più, sia ben spiegato col fatto che Dio a Babele abbia creato queste famiglie di lingue. And within each language family, then yes, over the thousands of years since. E poi ovviamente in ogni famiglia di idioma, di linguaggio, nel corso del tempo ci sono stati degli sviluppi. We see many different languages coming from one family. E vediamo diverse lingue a provenire dalla stessa famiglia. But you can see that Italian and Spanish and French, for example, are related. Ad esempio possiamo vedere l'italiano, lo spagnolo e il francese sono collegate insieme. You go back further, they're related to German and Dutch and English. E poi se andiamo ancora indietro nel tempo vediamo che sono collegate all'olandese, al Dutch, al tedesco, all'inglese. You go back further than that and they're related to Persian and some Indian languages. E poi se torniamo indietro vediamo che sono legati al persiano e a dei linguaggi dell'India. But the Indo-European language family, ma la famiglia della lingua indoeuropea has no relationship at all with the Sino-Asiatic language family. Non ha nessun collegamento con la lingua asiatica. Yeah, Sino is Chinese. Cinese, le lingue orientali. So I personally think this is confirmation. Quindi per me queste sono una conferma, non posso dire che siano delle prove, ma sono una conferma of the big picture teaching of anthropology you get from the Bible and Babel. Di quello che la Bibbia ci insegna da un punto di vista antropologico con Babele. Ok. Anybody else? Buonasera, si vede che sono una suora cristiana cattolica, quindi sono qua perché sono stata invitata dalle allieve e sono qui per interesse, per capire di più. Volevo capire ancora meglio il discorso della maledizione di Dio. Con questa domanda sull'oggi. Oggi un cristiano evangelico di fronte alla malattia e alla catastrofe, come la legge nei confronti di Dio? Cioè, è Dio che maledice ancora l'uomo
per cui arriva la malattia, la catastrofe, eh? Come lo legge? Perché sono un po' ignorante in questo momento. Okay, the fruit of the curse is still with us. Grazie. Today. Allora, il frutto della maledizione è ancora, ce lo portiamo ancora dietro. We looked at Romans 5 verse 12. Noi abbiamo visto Romani 5 verso 12. And let me show it to you again. E voglio far rivedere la diapositiva, la slide. The Apostle Paul says, l'Apostolo Paolo dice questo. That death has passed to all men. La morte è passata su tutti gli uomini. Okay? Because all have sinned. Perché tutti hanno peccato. Okay, so a bit of theology here. E qua tocchiamo un po' l'aspetto teologico dell'argomento. Do we sin because we're sinners? Noi pecchiamo perché siamo peccatori? Yeah. In other words, we're constitutionally sinners. Quindi noi pecchiamo perché siamo peccatori. Quindi diciamo che siamo dei... It's part of us already. Costituzionalmente peccatori. Grazie. It's part of who we are. Quindi diciamo che il commettere peccato fa parte di quello che siamo. Or does the fact that we sin make us sinners? E questo può essere un punto di vista. L'altro è, noi siamo peccatori perché pecchiamo? What does Paul say? Che cosa sta dicendo Paolo qua? We inherit sin. Noi abbiamo ereditato il peccato. From Adam. Da Adamo. And that's our big problem. E questo è il nostro problema. And then of course yes we continue to sin. E ovviamente da qua noi pecchiamo, continuiamo a peccare. So the fruit of Adam's rebellion. Quindi il frutto della ribellione di Adamo passes to us through because every one of us is born. Passa, è passato ad ognuno di noi perché ognuno di noi è nato in Adamo. Humanistic at heart. Parlando da un punto di vista di umano. Alienated from God because of our sin. Sorry? Alienated from God. Ah, e noi a causa di questo siamo stati separati da Dio. That's the bad news. E questa è la notizia brutta. And the Bible says in Jeremiah 17 verse 9. E in Geremia 17:9 la Bibbia ci dice. The heart of man. Che il cuore dell'uomo is deceitful above all things. È ingannevole più di ogni altra cosa. And very wicked. Ed è cattivo. It doesn't mean therefore that everybody is totally wicked all the time. It's questo not saying that. Non significa, non ci dice che tutti siamo cattivi sempre. But there's no part of human nature that was not affected by the curse. Ma ci sta dicendo che non c'è alcun aspetto della natura umana che non sia stata affetta dal peccato. So, yes, the fruit of the curse is with us today. Quindi il frutto della maledizione, che è anche la malattia e anche il disastro, è con noi oggi a causa in our own hearts, but also in the world around us. Ed è nel nostro cuore, ma è anche nel mondo intorno a noi. That's the bad news. The good news is in the gospel of Jesus Christ. E questa è la cattiva notizia. La buona notizia è nel Vangelo di Gesù Cristo. That's why it's good news. Ed è per questo che è una buona notizia. Because we can't rescue ourselves. Perché non possiamo salvarci da noi stessi. Let me just give you an opportunity. Let me just finish with this. There may be other questions, but let me just take the opportunity to do this. So che ci sono altre domande, però fatemi dire questo. When we say the gospel, what do we mean? Quando diciamo Vangelo, l'Evangelo, che cosa vogliamo dire? I'm a sinner and I need a savior. Stiamo dicendo che io sono un peccatore e ho bisogno di un salvatore che mi salvi. But Jesus, fully God but also man, died in my place. E Gesù, 100% Dio e 100% uomo, muore al posto mio. He took the punishment that I deserve. Lui si prende la punizione che io mi meritavo. The Bible says he became sin. La Bibbia dice che lui è diventato peccato per noi. So that we could become God's righteousness. In modo che noi possiamo diventare la giustizia di Dio. Is that fair? Is it a fair exchange? Secondo voi è un buon affare, un buon scambio questo? Absolutely not. In teoria no. It's totally grace. È grazia. It's a free gift. È un dono gratuito. There's nothing I can do to earn it. Non c'è niente che io posso fare per meritarmi questo scambio. But if I put my faith in the Lord Jesus Christ, se io metto la mia fede in Gesù Cristo and say, thank you, Lord, e dico grazie Signore, that what I cannot do for myself, you did for me. Quello che non ho potuto, che non riesco a fare da me, l'hai fatto tu per me. And from this moment on, I choose to acknowledge you. I choose to acknowledge you as my Savior, my friend, my Lord. E da questo momento in avanti io
ti riconosco come il mio Salvatore, il mio Signore, il mio amico. Then the Bible says God gives us the gift of His Holy Spirit. Allora la Bibbia dice che Dio ci dà il suo dono dello Spirito Santo. He changes us from the inside out. Che ci cambia da dentro a fuori. Your whole thinking, your tastes. Il tuo modo di pensare, il tuo modo di provare le cose. Changed. Viene cambiato. You now desire to live for Jesus Christ, not just for number one. E da quel momento in avanti inizi a desiderare di vivere per Gesù e non per te stesso. When God does a work in our heart like that, e quando Dio fa quest'opera dentro di noi, it's a complete work. È un'opera completa, totale. When the Son, the Lord Jesus, shall set you free, quando la Bibbia ci dice che quando il Figlio ci rende liberi, you will be free indeed. Noi saremo liberi veramente. So this connects to our message tonight. Quindi questo si unisce al messaggio di questa sera. Because when Paul was saying to the Corinthian Christians what he was determined to tell them, perché a un certo punto Paolo dice ai Corinzi che cosa si era imposto di dir loro. That Jesus died, that he was buried. E si era imposto di dir loro che Gesù è stato crocifisso, è stato sepolto, and he rose again, e che è risuscitato. It was in fulfillment of the scripture. E dice che tutto questo era un adempimento delle scritture. Paul believed this history, as I told you before. Paolo credeva che tutto questo fosse storia. Christ was cursed so that you and I don't need to be. Cristo è diventato maledizione affinché io e te non veniamo maledetti. The big problem we have is that we need to escape the consequence of sin, which is eternal death. Il problema che abbiamo, che ognuno di noi ha, è quello che dobbiamo riuscire a scappare, a uscire dalle conseguenze del peccato, che è la morte eterna. I don't know where you stand tonight before God. I don't know where what io your non position so is before qual God. È la tua posizione davanti a Dio questa sera. But in case you may not be a Christian this evening. Ma nel caso tu non abbia messo la tua fede in Gesù, non ti puoi considerare cristiano. Io ti incoraggio di parlare col pastore della chiesa o con un tuo amico che ha fatto già un'esperienza di fede. And if you forget everything else I've said, remember that Christ Jesus came into the world to save your eternal soul. E ti voglio dire, di quello che ho detto questa sera ti puoi dimenticare tutto, ma non che Gesù Cristo è venuto per cercarti e per salvare la tua anima. You've been sat down a long time now. So che siete seduti da tanto I'm available tempo. To come, you can come and talk to me afterwards. Io sono qua, quindi venitemi a parlare. There's lots of literature at the back there. Ci sono dei molti libri e DVD. With the Creation Ministries bookstall and DVDs. Che produce il Ministero Creation. I really encourage you to look particularly at three resources in Italian. E voglio evidenziarvi tre risorse, tre libri in italiano. The author in this book deals with God, the Bible, science and faith. In questo libro l'autore tratta ovviamente Dio, scienza, fede. What about other religions? Sulle altre religioni, death and eternity, la morte, l'eternità, as well as some creation questions. E delle domande anche sulla creazione. This book, questo libro, is a devastating critique of evolution. È una critica devastante nei confronti dell'evoluzione. From the scientific point of view. Da un punto di vista scientifico. And this one, e questo, is a little booklet. It's 15 reasons to believe Genesis as history. È un libricino molto piccolo che ci dà 15 ragioni per considerare la Genesi come storia. It's only a couple of euros. Buy them for your friends. Make people think. Acquistateli per voi, per i vostri amici. Date degli spunti di riflessione ai vostri amici. It shows how Jesus, Peter, Paul, and the other New Testament writers understood these things. Quindi ci fa vedere come Gesù e gli autori del Nuovo Testamento vedevano la Genesi. Well, thank you very much. God bless you. Quindi grazie mille, Dio vi benedica. Thank you again for the privilege of coming. Grazie here. Per il privilegio di avermi ospitato. And do come and speak to me afterwards. Io sono qua, se avete domande o qualcosa venite a parlare. Okay. God bless.